Il convegno Ricchi e Poveri di domenica scorsa a Fornovotaro, organizzato da Bontà dell'Appennino, per avere un futuro con più opportunità nelle nostre valli, è stato realizzato grazie al sostegno del gestore idrico Montagne 2000, impegnato nel dare nuova energia sostenibile al territorio. Non solo gestione idrica, ma anche energia idroelettrica, fotovoltaico, gasificazione biomasse. Noi abbiamo scritto di volere alimentare i nostri impianti totalmente con energia rinnovabile autoprodotta. Abbiamo montato, dopo credo 5 anni di gestazione, forse di più, una centrale idroelettrica su un tratto di acquedotto che collega Nola a Frasso. È una centrale che fa 100 kWh di energia elettrica verde, quindi ci riduce i consumi elettrici, e questo in prospettiva dà un beneficio sulle tariffe degli utenti e ci consente ovviamente di abbattere la cosiddetta carbon footprint. Abbiamo investito in fotovoltaico e abbiamo investito in efficienza energetica. Tutto questo porterà, quando verranno fatti i conguagli delle tariffe, ad una riduzione delle stesse rispetto all'utenza. Abbiamo costruito per il comune di Valmozzola una centrale a biomassa legnosa finanziata con i fondi del PSR. App e Dai Responder per essere vicino all'utenza e anche con la proliferazione algale, l'obiettivo aziendale è quello di alimentare totalmente gli impianti con energie rinnovabili autoprodotte. Più interessanti che potrebbe fare questa applicazione è quella che noi carichiamo le fotografie dei turisti che mandiamo, in modo che chiunque può controllare se c'è corrispondenza. Abbiamo montato sulle nostre macchine i DAE iscrivendoli alla rete di soccorso della Regione Emilia-Romagna. Ad oggi ne abbiamo consegnati due al comune di Varano, uno al comune di Compiano. Stiamo investendo perché anche noi riteniamo che creare sull'Appennino delle opportunità possa essere una cosa decisamente interessante. Il punto, fra virgolette, più avanzato della nostra ricerca è sulla proliferazione algale, quindi abbiamo installato quello che vedete lì, che è un bioreattore, che ha un doppio vantaggio: viene alimentato con i fanghi di depurazione, quindi riduce il quantitativo da portare a smaltimento, creerà delle alghe oleogene in quantità tale da poter produrre dei biocarburanti. Stiamo lavorando sulla sicurezza del territorio, monitorando una parte dei nostri impianti, una parte di infrastrutture con i droni, in modo da poter controllare nel tempo se ci sono degli andamenti. Lo stiamo facendo anche, ad esempio, su alcuni dei nostri impianti fotovoltaici per avere la certezza che funzionino in modo